troviamo adesso dalla parte dello stand Gibson USA e la novità della Gibson USA di quest'anno è il Mini Tune. Cos'è il Mini Tune? Il Mini Tune non è altro che l'evoluzione della già esistente Robo Guitar, è un sistema di autoaccordatura. Evoluzione perché? Perché la Mini Tune, a differenza della Robot, il sistema è tutto concentrato qui dietro, quindi la chitarra è una chitarra normalissima. Ciò significa che se un domani ci volessimo mettere delle meccaniche normalissime, togliamo il Mini Tune e ci mettiamo le meccaniche, però è inutile farlo. Frontalmente possiamo vedere che le meccaniche sono delle normalissime meccaniche, però girando da dietro abbiamo il sistema del Mini Tune. E vediamo un attimo come funziona questo Mini Tune. Allora, il Mini Tune, per farlo diciamo funzionare, dobbiamo prima di tutto accenderlo. Ora, appena il sistema è acceso, possiamo andare nell'accordatura specifica. Ecco qui. Quindi quando le lettere si illuminano di verde significa che l'accordatura è stata impostata velocissimo, quindi questo ci permette di poterlo utilizzare anche live. Ora, se noi vediamo un'altra accordatura, ecco, appena accendiamo lui ci sta indicando che siamo sulla E. La E corrisponde, lo sappiamo benissimo, c'è uno schemino che seguiremo, la E corrisponde all'accordatura standard e siamo nel bank rosso. Con il cursore possiamo selezionare l'accordatura che noi che ci serve, diciamo per esempio facciamo un sol aperto, stesso procedimento. Le meccaniche si muovono, diciamo che le meccaniche ci portano quanto più vicino all'accordatura, dopo diamo un solo strumming, quando le meccaniche si fermano abbiamo delle lettere che si illuminano. Le lettere verde ci stanno ad indicare che la corda è accordata, quella rossa dice non siamo ancora accordati. Quando abbiamo la luce verde significa che, che la chitarra è accordata, quindi ora non abbiamo possibilità di sentire la chitarra, però in realtà è precisissima. Se avete modo di provarla vi consiglio di collegare anche un normalissimo accordatore e vedere quanto è perfetta l'accordatura. E il punto di questa chitarra non è che la chitarra si accorda da sola, diciamo sì, la chitarra si accorda da sola, però in realtà l'utilità di questo Mini Tune è che ci permette veramente di esplorare nuove accordature, accordature alternative. E vi consiglio vivamente di provarla dai vostri rivenditori autorizzati Gibson che ci sono in Italia. Assicuratevi di andare a vedere questa chitarra dai rivenditori autorizzati che ci sono in tutta Italia. Dal Music Mess è tutto, vi consiglio di esplorare il nuovo catalogo 2013, ci sono tantissime novità e tanti prodotti nuovi in casa Gibson quest'anno, c'è una chitarra per ognuno di noi. Vi saluto e saluto tutti gli amici di Guitar & Bass, alla prossima!